ragazzi, io sono Ferenice. E io sono Steph. E quest'oggi andremo alla ricerca dei fantasmi che si cellano nella nostra casetta. E infatti vi stavamo obiettando, perché non dobbiamo stare qua seduti, esatto. Perché dobbiamo andare a caccia di fantasmi. E quindi vi portiamo in giro. Da quanto è che non facciamo un video dove andiamo in giro per casa, Fere? Tantissimo. Con le inquadrature bellissime di Steph, guarda che bello. Steph è troppo in alto, e le luci ci stanno facendo ombre. Perché ci volevo far vedere. Ombre da sotto, non... sembriamo noi fantasmi così. Stai criticando il regista? Sì, tantissimo. Ti spacca la faccia? Perché sono un po' scarato. Questa è la faccia della persona a cui spaccherò la faccia. No. Allora, muoviti e sistema tutto qua. Devo... Come faccio ad evitare questa cosa, Fere? Aspetta. Siamo pronti, mio caro Steph. Quindi stiamo iniziando a cercare un fantasma? Sì, certo. Ok, ma sei sicura che funziona? No. Ok. Non sono sicura che funzioni. Allora. E non sono sicura di voler sapere se ci sono fantasmi. Avvia lo strumento per cercarli. Ok. E dimmi un pochettino allora, come va. Tecnicamente adesso dobbiamo iniziare a camminare per la casa. Allora camminiamo per la casa. Io ti seguo. Ma non camminare in modo strano. No, devi far silenzio perché se facciamo chiasso poi scappa. Ok. Allora. Ok. Il radar mi dice che ne ha già trovato uno. Ah, da sì? Allora tecnicamente dovrebbe essere la nostra destra. Ma fuori dal palazzo. Vuole uscire di casa? Fuori dal palazzo, no. Ma magari lo dobbiamo aprire? Ok, è qua davanti, Steph. Ah, pensavo dietro di me. Ok. Sarebbe stato molto inquietante. Ok. Allora, tecnicamente lui è qui, davanti alla porta della nostra cabina armadio, Steph. Ok. Ok. Dimmi un po' cosa... Allora, ti dico un po' quello che ci sta dicendo. Ci sta dicendo che è un anima errante. Quindi okay. Suppongo che sia nervoso, sia Ma quindi non è un fantasma normale? Quelli erranti sono quelli che rimangono con dell'astio nel mondo e per quello non vanno via, giusto? No? La mia anima arrabbiata ha tirato uno spirito maligno in casa nostra. Può essere. Allora, okay. Ci dice sì? Che ha 929 anni. Vedi okay. Che c'è una via. Ha ragione. E in questo momento lui, oddio, non lo vedo aspetta, più. Aspetta, 929 anni fa. Aspetta, Steph. Nel 1000. Ho okay. Capito, però lui nel mentre sta parlando ci sta dicendo... Cioè, è scappato? Sì, è scappato e ci stava dicendo cosa. Sai qua ci ha detto okay. Cook, cucina. Ok. E infatti detto, è qua dietro. Ci ha detto I will reborn, quindi rinascerò. E poi ci ha detto Taylor. Taylor penso che sia un nome di qualcuno. Perché noi possiamo fargli anche le domande. Ok. Penso in inglese. Però lui ha parlato da solo. Però là per inglese noi dovevamo chiedergli cose. Noi beh, lui ha parlato da solo. Allora Steph è sparito. Ok. È sparito. Quindi dobbiamo andare a cercare un altro? Sì. Ok. Ok, ok, è sempre lui. No, ma... è un altro. Di già. È un altro. E ferma, quanti ne abbiamo in casa? Guarda, nel corridoio. Ok. Allora, sconosciuta. Aspetta. La sua entità. Accendiamo la luce così scappa. Ha funzionato. Scappando davvero. Sta scappando. Beh, dovrebbe essere un video cupo, Steph, un video... Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Allora, 2954 okay, anni. Ok, ok. Sconosciuto. Ok. Praticamente sta parlando pure lui, ma non l'ho visto. Maggio. 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 Ok, altro? Maggio. No, è giugno. Ma tu non riesci a fargli una domanda? Sì, gliela facciamo. Prova, prova! Però, allora, io da quello che so, dobbiamo cliccare qua. Ok. E possiamo fare solo delle domande... la cui risposta deve essere sì o no. Ok, e devi farla in inglese? Suppongo di sì, perché la okay. In inglese. Gliela vuoi dire tu? No. Dai, fagli una domanda. Chiedili tipo, cosa gli possiamo chiedere per dire sì o no? Cosa può essere? Are you dead? Sei morto. No, are you here? Vai. Vai. Steph, non funziona. Come se n'è andato? Ma, non sento più rumori, secondo te se n'è andato? Fai get answer. Ah, ah. Bene, costa 2 euro fargli le domande? No, io tecnicamente ho già pagato 2 euro. Pensavo che fosse per sbloccarmi. Non gli faremo domande, ok? Non gli faremo domande. Allora, adesso penso che ce ne sia. Questo video è un fail. Uno nei capotti. Attenzione, capotti. Ce l'abbiamo qua. Attenzione, qui. Attenzione. Ok. 200 anni. Ma questo è giovincello. Ok. Ok. E... Dubbio. Ok, sì, abbiamo anche noi dei dubbi. Sì. Su quest'app. Su quest'app. Io, Steph, ho pagato 2 euro perché pensavo di doverci parlare. Non mi ha detto che mi doveva far pagare altri 2 euro. Cioè, non è giusto. Fede è stata pure truffata. Io certo. Sto facendo vedere dov'è il fantasma. Diana. E se n'è andato? E se n'è andato. Ma perché poi se ne vanno sempre? Non fai in tempo a fargli domande. Allora, andiamo a vedere se troviamo qualcuno in cucina perché qua c'è caldo. Andiamo dove c'è okay. Un po' di fresco, ti prego. Ok. Ok, abbiamo anche uno. Qua. Ok, Dust and Despair. Cosa vuol dire Dust and Despair? Dust and Despair, polvere e qualcos'altro. Sparizioni. 200 anni, spettro. Ma dai, ascolta Steph, io gli pago i 2 euro per parlarci. Ma Fere! Dai, sì! Ma andiamo a che cosa gli Gordon. Vai? Gordon! E gli chiedi tipo, Gordon è tuo figlio? Sì, ma gli dai 2 euro per farti dire sì. E poi?
Io non gli do 2 euro, raga. È un tirchio, ragazzi, un tirchio. Poi se n'è già andato. Non fai in tempo neanche a dirgli ciao, questi cosi. Ma che abbiamo trovato? Andiamo. My ship. La mia nave, uno ha detto. Ma chi? Non c'è nessuno. Vieni, vieni, vieni. Tanto lo so io dove sono. Ok. Secondo me Steph, c'era uno di 18 anni qua. Ignoro, è troppo giovane. Non sa nulla lui. Ci servono i veterani. Secondo me in questa zona ce n'è uno. Ok, sì, aspetta, però devo entrare, suppongo. Ok. Dai, sta vicino al mio comodino, però no. Avevo ragione. È sopra il mio comodino. Quanti anni ha? Quanti anni ha? 18. 18, anche lui? 18 anni, sì. Allora, Vengeful Spirit, quindi è uno spirito vendicativo questo. Non saresti dovuto venire. Io lo so che questa è un'app, però mi fa rabbrividire. Guarda come si vede la fotocamera. I brividi. Guarda. Cioè, è terribile sta cosa. È una figata. È terribile. Se ne... Aspetta, no, è ancora qui. E più a sinistra? Aspetta, aspetta, aspetta. Dove è finito? È sempre lui, sempre lui. È sempre lui? Sposta. Glenn, ora si okay. dice. Sto cercando un Glenn. Ok, adesso è sulla TV. Ok. Certo. Va bene. Perché gli ho detto di andarsene dal mio comodino. Lui almeno ti ha ascoltato, è stato gentile. Allora, spostiamoci, dai. Okay. Andiamo da un'altra parte. Ok. Cos'era quel rumore? Ma questo è uno questo spettro. Questo è un fantasma, sta dicendo stress. Questo di un livello è incredibile. Sai quanti anni ha? Uh-huh. Ha 5 anni questo spettro. Ok. Ok. E sembra molto temibile. Sembra molto temibile. E questo cosa ci dice? È vediamo, pericoloso. Vediamo cosa ci dice. Ha detto stress, quindi è chiaramente stressato questo si spettro. Si vede, si vede. Guarda, 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 sta fuggendo. Ha paura. Sa di essere colpevole. La smettiamo? No, mi dai, non ci può fare brutte cose. Allora. Allora, io lo voglio dire chiaro e tondo. Fere mi ha convinto a provare quest'app e fa schifo. Io... Però dai, almeno i consulini saranno felici perché hanno visto un po' la nostra casa. Io volevo andare in giro per casa a cercare bei fantasmi. Invece abbiamo trovato solo gente scema che tipo no, scappava in due secondi. Tipo sì. Il primo cook voleva che cucinassimo lui, chiaramente. Ha scelto le persone giuste, che no? Che non cuciniamo. Però dai, secondo me è carina. Che bello far vedere quanto è bassa Fere. Mi ha colpito? No, sono okay. In punta di piedi tantissimo. Ora sono altissima. Adesso sono appena cresciuta i 10 centimetri. Ok. In ogni caso, ci fermiamo così. Aspetta, l'app come si chiama? Se qualcuno è coraggioso la allora, vuole provare. Ghost Observer. Ghost Observer. La trovate nel Play Store. Ghost è in punta di piedi. È molto bella. Ci siamo divertiti un sacco. E qua sotto compariranno altri video. Fateci sapere se ci volete vedere altre volte in giro a fare cose strane. Tipo cucinare, dato che ci ha chiesto per un fantasma. Fantasmi, esatto. Sì, sì, sì. Cucinare sarebbe bello per il fantasma. Tu sei scemato. Come mangia il fantasma? Dovevamo parlarci per scoprire. Non hai ragione. Euro, Taylor, mangia Taylor. Esatto. Comunque ci fermiamo così. Ciao ciao. Ciao, ciao.